Anche gli autoferrotranvieri abruzzesi incrociano nuovamente le braccia aderendo allo sciopero di 24 ore indetto dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali per il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto a dicembre 2017. Per un'intera giornata, quella di oggi, il rischio di saltare le corse del trasporto di bus, pullman, tram, treni locali. Lo sciopero però si svolge nel rispetto delle fasce di garanzia, precisano i sindacati. In un contesto di piena emergenza sanitaria, si legge in una nota dei sindacalisti regionali abruzzesi Franco Rolandi, FILT CGIL, Andrea Mascitti, FIT CISL, Giuseppe Morini, UIL Trasporti e Luciano Lizzi, FAISA CISL, nel quale le aziende hanno fatto uso abnorme di ammortizzatori sociali, il personale è stato oggetto di pesanti riduzioni salariali, solo in minima parte compensate dal riconoscimento di una tantum. Un problema che peraltro si è maggiormente acuito anche a seguito dell'impennata dei costi energetici. Luciano Lizzi, FAISA CISL. Allora, noi abbiamo rinnovato tre contratti in 22 anni, quindi a differenza di tutti gli altri settori che rinnovano ogni 3 anni come da normativa. E abbiamo l'ultimo contratto bloccato al 2017. Le aziende sono in difficoltà per carenza di fondi, quindi c'è anche un problema di reperimento dei fondi. La politica non interviene. Purtroppo noi siamo costretti a scendere in campo anche con azioni di questo tipo che purtroppo daranno pure fastidio agli utenti, ma non possiamo fare diversamente. Abbiamo chiesto alla Regione incontro, come hanno fatto altre regioni, per cercare di smuovere anche le politiche regionali nella conferenza Stato-Regioni, che è un'istituzione importante. La nostra regione invece non ha inteso doverci convocare né il presidente della regione Marsilio né il consigliere delegato D'Annunzio. Quindi c'è l'abbandono totale di questo settore che non riesce a trovare neanche a reperire risorse umane. Le difficoltà stanno alla base di salari bassi, turni di lavoro molto lunghi, quindi giovani che devono conseguire una patente che costa intorno ai 5-6 mila euro. Poi per mantenerla hanno bisogno di corsi di formazione e quant'altro, si allontanano da questo settore. Si aggiungano pure le aggressioni continue, giornaliere ai conducenti che stanno facendo il proprio lavoro. Per questa ragione noi scendiamo in campo chiedendo con forza alla politica di interessarsi al nostro settore, altrimenti gli utenti continueranno a soffrire le difficoltà che ancora oggi, anche con la società regionale, stanno vivendo.